Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, prima Mastro Pagella dell'anno, con ancora un po' di nervoso, perché quando si prende gol dopo il 90esimo un po' di nervoso, ragazzi, è fisiologico, è normale. Ieri il Milan mi ha tirato un po' su di morale, perché ho visto gli strafalcioni che ancora oggi fanno anche loro in difesa. E quindi, insomma, poi i soliti sculati sono riusciti a evitare al 95esimo una sconfitta all'esordio che avrebbe fatto rumorissimo, una sconfitta in casa all'esordio che avrebbe fatto rumorissimo, mentre l'Inter l'ha pareggiata di sfiga, loro l'hanno pareggiata di culo, il solito Milan. Ma non siamo qui per parlare di Milan, facciamo le Mastro Pagelle, ragazzi, perché ci sono tanti voti sotto la sufficienza da parte di giocatori che di solito la sufficienza la prendono ampiamente. Prima però, ragazzi, datemi veramente pochi secondi per parlarvi di un metodo matematico. Matematico. Ci metto la faccia. Quando io ci metto la faccia, ragazzi, poi mi potete venire a cercare. Quindi ci metto la faccia. Un metodo matematico per poter avere una seconda entratina che non vi consentirà di comprare la Ferrari, non vi consentirà di comprare lo yacht, ma sicuramente può darvi delle soddisfazioni. Un metodo matematico basato sui bonus dei siti di pronostici. Non dovete giocare, senza giocare, è un metodo basato sui bonus dei siti di pronostici che vi farà avere una seconda entrata mensile senza giocare. Si chiama Match Betting Academy, i ragazzi che l'hanno inventato, il ragazzo che l'ha inventato lo conosco personalmente, quindi garantisco io per lui. Diversificare i guadagni oggi, ragazzi, è importante. Non date retta a tutti i fuffaguru che ci sono, che vi promettono non so quanti soldi al mese, quelle sono tutte cazzate. Questo è un metodo matematico. Io vi lascio il link in descrizione e nel primo commento, cliccate per saperne di più. Mi raccomando, ci metto la faccia io, ragazzi. Metodo matematico, Match Betting Academy, portatevi a casa tutti i mesi qualcosina che vi fa comodo. Sommer. Allora, ragazzi, sono stato indeciso fino all'ultimo se dargli 4,5 o 5. Alla fine faccio un compromesso, gli do 5 meno, ma solo perché alla fine para il calcio di rigore. Quindi dare 4,5 a un portiere che para un calcio di rigore mi sembrava di essere troppo cattivo, mi sembrava, anche se poi comunque sulla ribattuta quello lì ha fatto gol, però già un portiere che para un calcio di rigore, insomma, non è una cosa da poco. Detto questo, l'intervento sull'1-0 è un intervento veramente goffo. Potevi bloccarla se saltavi un po' di più, non sei altissimo, allora mettici la punta delle dita, mandala in calcio d'angolo. Cioè, veramente hai fatto un primo intervento pasticcione, senza contare poi, insomma, tu di solito sei uno che con i piedi è bravo, hai fatto anche due cagatine con i piedi, non da te. Speriamo che le hai fatte tutte ieri, che tu le abbia fatte tutte ieri, così adesso per un po' magari sei a posto. Gli diamo 5 meno, ma sono molto deluso dalla prestazione di Sommer. Acerbi, anche qui. Allora, non è autore di cappelle che hanno inciso nel risultato come quelle di Sommer o poi quella che è arrivata di Bissek. Quindi diciamo che a livello di impatto visivo non è uno di quelli su cui puntare di più il dito per la prestazione. Però l'ho visto parecchio in affanno, probabilmente la condizione fisica. Non dimentichiamoci che inizia ad avere una certa età, non dimentichiamoci che a giugno si è operato. Però l'ho visto spesso aggrapparsi alla gente. Ieri ho commentato a un mio amico durante la partita, ma secondo me ne ha messi incinta 2-3, ne ha messi. Cioè, c'erano veramente due, tre episodi, ci sono, dove si è proprio disinteressato del pallone, magari il gioco era sulla tre quarti, era, si è proprio disinteressato del pallone, si aggrappava agli altri perché proprio si vedeva che non ce la faceva starci dietro. Quindi
Ieri ho visto una Cerbi che ha dovuto lavorare molto, ma molto, ma molto di mestiere, di mestieranza, perché aveva veramente dei problemi a star dietro ad alcune persone del Genoa. Gli do 5 e mezzo. 5 e mezzo anche a D'Artagnan, che si vede che, come tutti i giocatori dell'Inter, ha l'attenuante. Ragazzi, siamo in agosto, siamo in piena preparazione. Quest'anno hanno dovuto tutti fare la preparazione scaglionata, perché chi viene dall'Europeo, chi viene dalla Coppa America, secondo me quest'anno un po' per tutte le squadre, avere tutti i giocatori in forma o comunque la maggior parte dei giocatori in forma nello stesso momento sarà difficile. Darmian è uno che fa anche e soprattutto della corsa, soprattutto quando gioca largo da quinto, uno dei suoi cavalli di battaglia. Diciamo che ieri non ha spinto molto, lui è un quinto, diciamo così, più conservativo che più offensivo. E infatti, secondo me, quando ci sarà un pareggio di condizione anche di Dumfries, che se non sbaglio è arrivato anche dopo Darmian, magari giocherà Dumfries lì come esterno un po' più offensivo. E Darmian, secondo me, quella di Inzaghi è stata proprio una scelta basata solo sulla condizione fisica, perché se fossero stati più o meno sulla stessa condizione fisica avrebbe giocato Dumfries. Diciamo che Darmian è uno di quei giocatori che lo vedo un pochettino di più da utilizzare quando ci sono certe partite dove devi stare un pochettino più schiscio, quando giochi in campionato con squadre che arrivano dal sesto, settimo posto in giù. Puoi giocare anche con Dumfries, puoi giocare. Comunque, diciamo che sbavature dietro non ne ha fatte, però non ha spinto molto in una partita dove l'Inter aveva sempre il gioco in mano, grande possesso palla, quindi diciamo che non ha fatto tantissimo in fase offensiva, gli do 5 e mezzo. Bissek! Su Bissek, ragazzi, farò una pagella a parte. Su Bissek farò un video a parte che metto stasera o domani mattina, vediamo, perché veramente per parlare della partita di Bissek di ieri bisogna fare un video a parte. Ho visto che tanti si sono scagliati contro i voti che gli hanno dato ieri, addirittura oggi la Gazzetta gli dà 6, ma credo che sia l'unica, secondo me, che gli dà 6. Tanti siti interisti, FC Inter 1908, ne ho visti tanti, gli hanno dato chi 5, chi 4 e mezzo, chi 4, quindi c'è invece chi dice no, addirittura è stato il migliore in campo. Ieri tanti mi hanno scritto, ha fatto una prova sontuosa. Ragazzi, tante volte si parla col cuore quando si parla e si danno le pagelle, si parla con affetto, no? Tutti noi abbiamo i nostri pupilli, però secondo me da chi dice ha fatto una prova sontuosa a chi gli dà 4 e mezzo, facciamo un video a parte, parliamone, perché secondo me c'è tanto da dire. Quindi su Bissek vi rimando al prossimo video. Barella, diciamo che nel suo non essere tanto in condizione, perché non può essere al 100%, è sicuramente il migliore del centrocampo. Sforna un assist al bacio per il gol di Thuram, che è strepitoso, fa uno stacco di testa strepitoso, ma anche l'assist bello teso di prima qua di Barella è veramente tanta roba. Tiene praticamente in piedi il centrocampo da solo, anche se il Genoa, ragazzi, ha fatto 2 gol, non lo sanno neanche loro come hanno fatto a farli. Il primo gliel'ha regalato Sommer, il secondo su rigore, perché gli abbiamo regalato il rigore al 95esimo. Nel mezzo c'è stata una partita dove l'Inter ha rischiato veramente poco, nonostante un centrocampo sottotono, Quindi figuriamoci se l'Inter avesse avuto ieri un centrocampo in forma. Bisogna dire anche che ieri giocavamo contro il Genoa e tutti dicevano gli manca Gudmundsson, gli manca Retegui. Noi a Genova, ragazzi, non vinciamo neanche se questi giocano con Luca Mastrangelo in attacco. Non lo so perché, però vabbè, è un campo maledetto quello là. Comunque a Barella gli diamo 6 e mezzo. Cialanoglu 5 e mezzo. Ovviamente anche lui, non mi stancherò mai di ripeterlo, vale per ogni giocatore. La condizione fisica non può essere al massimo. Quindi ho visto che non faceva girare la giostra con i suoi tempi, anche se il Genoa è stato bravo a imbrigliarlo bene, perché i 2 giocatori più offensivi del Genoa
venivano sempre a dargli fastidio, però è un giochino che comunque Çalhanoğlu e l'Inter conoscono, non dico che lo fanno tutti, ma quasi tutti quando incontrano l'Inter fanno quel giochino lì, no? Andare a dar fastidio a Çalhanoğlu, che è la mente della squadra. Ieri, probabilmente complice il fatto che l'Inter e tutta Çalhanoğlu e tutta l'Inter magari ancora non sono in grande condizione, il Genoa è riuscito a fare questo giochino e a limitare Çalhanoğlu. L'unico lampo di Çalhanoğlu è stato un gran bel tiro di destro, mezzo esterno, che è andato veramente vicino di così al palo, avrebbe fatto un gran gol. Però tolto questo, non ho visto un grande Çalhanoğlu, diciamo che questo non basta per fargli avere la sufficienza, soprattutto un giocatore come lui, che è un leader e ci ha abituato a tanto, tanto, tanto di più, quindi 5,5. La vera delusione della partita di ieri, perché sai, da lui proprio non te lo aspetti, è Pippo Franco, Mkhitaryan, totalmente, non so se è fuori condizione, cosa è successo, però veramente ieri ha fatto un primo tempo horror. Primo tempo horror, ha perso un paio di palloni, di cui uno che stava innescando un contropiede, ha dovuto prendere un giallo, ha fatto bene lì a prendere il giallo, perché tanto ormai la cagata l'aveva fatta, questi erano partiti in contropiede per evitare guai peggiori, ha buttato giù il giocatore, però sai, sono cose che se le fa un altro non te l'aspetti, da mister professore perfezione Mkhitaryan, queste cose qui non te le aspetti, quindi io devo dargli 5, devo dargli un 5 secco, senza se e senza ma, con grande dispiacere, sperando che Pippo possa tornare presto in condizione, perché lui è un faro della nostra squadra. Apro parentesi, chiudo parentesi, essendo anche Pippo Franco uno di quei giocatori un po' in là con gli anni, io quest'anno lo doserei un po' di più, visto che l'Inter a centrocampo ha comprato l'anno scorso Frattesi, quest'anno Zielinski, che adesso purtroppo ieri non era presente ma tornerà presto, le alternative ci sono, io Pippo Franco lo farei diventare un po' di più l'uomo della Champions, l'uomo delle partite di Champions, di esperienza, senza spomparlo troppo, che non vuol dire toglierlo dai titolari, però le rotazioni in quel ruolo lì ci sono, si possono fare. Ci sono anche un Frattesi che ieri è entrato, ha arato il campo, si stanno seminando i pomodori, dove è passato Frattesi ci stanno seminando i pomodori, ha fatto il solco. E in più c'è Zielinski, che conosciamo tutti, Zielinski è un giocatore molto forte, quindi io quest'anno Pippo Franco lo spremerei un po' meno e lo farei diventare un po' di più l'uomo della Champions. Di Marco, 6,5, a me Di Marco non è dispiaciuto, è stato uno dei giocatori più pericolosi dell'Inter. Allora, gol negato nel primo tempo in quella doppia occasione dove è stato murato il tiro di Lautaro, poi è arrivato Di Marco di sinistro, ha sbattuto addosso, non mi ricordo se era Badel o Bani, uno di loro due, nella schiena. Poi aveva fatto gol annullato per pochissimi centimetri, quindi è stato un giocatore che ci ha provato, ha dato grande spinta, qualche cross l'ha fatto, diciamo che nella prova così così generale, con qualche disattenzione di troppo dell'Inter, Di Marco secondo me porta a casa 6,5. Quando dico prova così così dell'Inter, non dico che l'Inter abbia giocato male, l'Inter ha giocato bene, ha creato tanto, però ha fatto delle sbavature di troppo a cui non siamo abituati. Comunque Di Marco 6,5. Lautaro, è brutto dare il voto a Lautaro oggi, perché se uno si mette lì e deve dargli un voto basandosi su quello che ha visto e sulla partita di ieri, gli deve dare 5, purtroppo. Però è un compito ingrato dare il voto a Lautaro, perché comunque Lautaro è l'ultimo arrivato, e anche se i test fisici hanno detto ma Lautaro è in condizione, in forma strepitosa, bla 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 bla, è l'ultimo arrivato, dai, come fa a essere in forma? Anche se ha giocato la Coppa America, non è che è stato fermo a far flanella, però insomma, ieri mi ha scritto un messaggio su Facebook una persona, sono quelli che non vedono l'ora che l'Inter, che sono quelli che l'anno scorso abbiamo vinto, hanno goduto in silenzio, hanno goduto e non aspettano altro che l'Inter perda o stecchi qualche partita per tornare fuori a rompere i maroni a Inzaghi. Ieri uno mi ha scritto: è colpa di Inzaghi che ha fatto giocare Lautaro. Ma figlio mio, ma chi cazzo doveva far giocare? Allora,
Correa è fuori dal progetto. Volevi Correa titolare? No, dai. Arnautovic è rientrato in gruppo 2 giorni fa. È arrivato 20 giorni prima dell'inizio del campionato. Ha fatto 3 giorni con la febbre, 15 con l'elongazione, 2 di allenamento. Poteva giocare Arnautovic? Anche Arnautovic lo escludiamo. Taremi. Taremi ha fatto tutta la prima parte del precampionato, la seconda l'ha fatta tutta con un problema muscolare, anche lui è rientrato in gruppo 3 giorni prima della partita di Genoa. Potevamo rischiarlo a vedere se ci faceva ancora male. Gioco forza, ragazzi, la coppia che ha dovuto mettere Inzaghi era Lautaro e Thuram. Lautaro non è in condizione, ma almeno non aveva problemi fisici o non veniva da problemi fisici, e Thuram ieri ci ha stupito tutti. Quindi se Taremi non avesse avuto i problemi fisici che ha avuto, sarebbe sicuramente partito con Taremi, Lautaro, Thuram. Quindi non cominciate a rompere i maroni a Inzaghi perché ha fatto giocare Lautaro dall'inizio. Ma chi doveva far giocare? Correa? Doveva far giocare Arnautovic? Che su 20 giorni ne ha fatti 15 con l'elongazione e 3 con la febbre? Taremi, che è rientrato 2-3 giorni fa? È stata una coppia d'attacco obbligata ieri, dall'inizio. Quindi, mi dispiace, devo dargli 5. L'unica cosa che ha fatto in tutta la partita è un tiro murato. Però si vedeva che non era in condizione. Thuram, 8. Thuram clamoroso. Thuram ha fatto una partita, ragazzi. Allora, il primo gol è di una bellezza veramente. Mi ha ricordato i colpi di testa che faceva ai tempi Hernan Crespo. Bello, ha staccato sopra il difensore del Genoa, l'ha colpita proprio forte, coi tempi giusti, in maniera precisa, là nell'angolino. Ha fatto un gol della Madonna. Il secondo gol, una freddezza clamorosa davanti al portiere. Eravamo verso fine partita, all'85esimo, dopo che se l'ha fatto un culo così per tutta la partita, all'85esimo ha avuto la forza di andare là nel fondo e di avere la lucidità davanti al portiere di tic, fargli quel tocco lì che l'ha messo fuori casa. E in più, complice un Lautaro che non era per niente in condizione, da solo ha messo in affanno per tutta la partita la difesa del Genoa. Quindi migliore in campo in assoluto, voto 8. Dumfries entra al posto di Darmian. Diciamo che ho visto qualche discesa in più, mentre Darmian stava un pochettino più incollato nella nostra metà campo, ha fatto qualche discesa in più. Bisogna anche dire che dopo poco che è entrato Darmian, Dumfries, dopo un po', insomma, siamo poi anche riusciti ad andare in vantaggio. Quindi il nostro l'avevamo fatto, abbiamo preso quella beffa finale che purtroppo ci ha fatto incazzare a tutti. La prova di Darmian, di Dumfries, secondo me è da 6. Se a Darmian gli ho dato 5,5 perché non ha fatto granché, a Dumfries gli diamo 6 con l'attenuante che è entrato a partita in corsa, leggermente meglio, un po' più vivace, ma niente di che. Frattesi 7+. Frattesi è entrato, come ho detto prima, dove è passato Frattesi ci sono i coltivatori di Genova che stanno piantando i pomodori, le fave, i ceci, i piselli. Questo c'ha una voglia quando entra in campo, è entrato, ha recuperato subito palloni, spallate di qua e di là, c'ha una corsa incredibile, lucidità nell'assist per Thuram. È entrato veramente come vorrei che entrasse ogni giocatore dell'Inter che parte dalla panchina, che entrasse con quello spirito e con quella voglia lì. Poi uno può dire, ma perché quando gioca titolare è meno incisivo? E io vi rispondo, non lo so, se lo sapessi saprei tutto. Però siamo qui a giudicare la partita di ieri e Frattesi, sontuoso. Voto 7+, Taremi 6+. Mi è piaciuta la mossa di Inzaghi con 3 punte. Taremi, allora, diciamo che è stato, gli do il più perché è entrato comunque nell'azione del gol dell'Inter. Se voi andate a rivedere il gol, lui addomestica molto bene, pulisce, come si dice in gergo, addomestica e pulisce un pallone che poi serve a Frattesi, che continua la sua corsa e fa quello che fa quando dà il pallone a Thuram. Ovvio che quel gol lì è tantissimo merito di Thuram, abbastanza merito di Frattesi, ma un pochino merito anche di Thuram che partecipa di Taremi che partecipa all'azione. Quindi gli diamo un più, gli diamo Carlos 6, tipo Dumfries.
tanta corsa, tanto impegno, non ho visto nessuna cagata, non ho visto niente di clamoroso e di eccezionale, gli diamo 6. Aslani senza voto, Inzaghi ragazzi io gli do 6,5, anche se l'Inter non ha vinto, gli do una sufficienza piena perché? Perché l'Inter ha giocato bene, ha creato tanto, sì, quanti tiri fuori e in porta ha fatto? La partita poteva tranquillamente finire 2-6. Faccio alla gente che critica Inzaghi per certe scelte di ieri. Allora, aveva azzeccato i cambi mettendo Frattesi e Taremi che hanno partecipato al gol. Aveva azzeccato il modulo cambiandolo nel secondo tempo in maniera molto coraggiosa, mettendo tre punte, togliendo un centrocampista, rischiando come è giusto che deve fare l'Inter in queste situazioni. Perché poi togliendo il centrocampista potevamo prendere anche qualche contropiede, invece il gol l'abbiamo fatto noi. Poi, se uno come Sommer alla sua età fa quella cagata lì, l'allenatore, cosa ci deve fare? Se al 90esimo Bissek ci va tutto storto là su quel pallone, causa il calcio di rigore, l'allenatore, cosa ci deve fare? Cioè, sono situazioni imprevedibili, sono errori di singoli che hanno indirizzato purtroppo la partita alla beffa finale. Però io a Inzaghi gli do 6,5. Io quando l'Inter mi costruisce 10 occasioni da gol a partita, io non mi incazzo con l'allenatore. Io mi incazzo con l'allenatore quando l'Inter non crea. E allora dici non ho creato nulla, non ho creato, e allora va bene. Ma se l'Inter crea 10 occasioni da partita, cosa mi devo incazzare con l'allenatore? A Inzaghi gli do 6,5. Ragazzi, vi ricordo in descrizione, nel primo commento, il link degli amici di Match Betting Academy. Portatevi a casa una rendita matematica sicura ogni mese, senza spendere soldi, senza giocare, senza dover fare niente. Link, andate a scoprire di più. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!